Bene, buonasera a tutti. Cominciamo la seduta della commissione che ha all'ordine del giorno, come concordato nella precedente, l'illustrazione da parte del sindaco dell'emendamento depositato che riguarda la previsione sulla Villa Cavanis e la Villa Borbona Capezzano. Prego, sindaco, abbiamo il materiale che ci è stato inviato dall'ufficio e quindi abbiamo la possibilità di consultare le modifiche, insomma, l'assetto della scheda norma. Chiedo al sindaco di poter illustrare, poi se ci sono altri contributi tecnici, poi si procede nella discussione. Prego. Una nota di metodo mi chiede Andrea Fedolini, che gestisce la stanza, se c'è qualcuno che deve mostrare dei documenti in condivisione. Nel caso lo fa presente, Andrea poi nel caso attiva l'opzione per chi deve presentare o deve far vedere i documenti. Allora, io faccio una premessa, diciamo così, di trasparenza e di spiegazione dell'arrivo di questo emendamento e poi ovviamente lascerei la parola a Fabrizio per illustrare i contenuti e i caratteri di questo emendamento, che è un emendamento di carattere tecnico alla scheda norma che riguarda il complesso della Villa Lepianore, dell'insediamento in sostanza della zona della Villa Lepianore. Allora, come sapete, la Villa Lepianore è stata oggetto di una trattativa. In questo momento il complesso di Villa Lepianore, che è di proprietà della congregazione dei Pari Cavanis, è stato dato in un rent to buy, cioè in un affitto che sostanzialmente anticipa la compravendita, a una società. Questa società si chiama Educa International School, ed è una società che si occupa per l'appunto di scuole, in questo caso scuole private. In realtà si sono presentati all'amministrazione comunale soltanto negli ultimi mesi, e quindi quando erano ovviamente già terminati i termini delle osservazioni, anzi la proprietà aveva fatto delle osservazioni che poi erano state alla base anche dell'istruttoria dell'ufficio sulla formulazione della scheda norma. Però che cosa succede? Succede che da questo dialogo, in cui chiaramente i nuovi soggetti referenti per questa proprietà, che hanno tra l'altro una procura generale che hanno trasmesso all'ufficio, quindi sono oggi i nostri interlocutori formali e ufficiali, hanno manifestato l'esigenza di approfondire con l'amministrazione alcuni temi di sviluppo e di recupero della villa. Principalmente loro, appunto, principalmente, essenzialmente, né più né meno, il progetto di attivazione di una scuola all'interno del complesso della villa. Questa è una destinazione, diciamo così, per noi del tutto nuova in termini generali, perché finora la proprietà non aveva manifestato chiari intenti di utilizzo del complesso, della Villa Lepiano, del complesso storico e anche del complesso nuovo che è attaccato agli edifici storici. E riporta sostanzialmente alle origini della destinazione di questo complesso di edifici la destinazione futura, o perlomeno quella che vuol dare la proprietà procurante, chiamiamola così in questo caso. Che cosa accade in questo frangente? Accade che per la riattivazione della scuola viene sostanzialmente offerta al comune una possibilità, che è quella che al di là di un'espressa previsione delle addizioni volumetriche, poi Fabrizio sarà più preciso di me da un punto di vista tecnico, che non era espressamente richiamata all'interno della scheda norma e quindi generavano un pochi problemi nel caso di applicabilità dell'istituto alla previsione della scheda norma, mette in chiaro anche un altro aspetto che riguarda la realizzazione di spazi di impiantistica sportiva all'interno del complesso della villa, su cui, come capirete, grava non solo la competenza del comune rispetto ai futuri titoli, ma grava soprattutto poi la soprintendenza di Lucca. Ci veniva per l'appunto chiesto di inserire questa previsione impiantistica sportiva, che però è un'impiantistica sportiva che dovrebbe arrivare ad arricchire la comunità, perché la nuova impiantistica sportiva che verrebbe sostanzialmente a realizzarsi,
all'interno del perimetro della scheda norma, laddove già adesso esistono degli spazi che erano da prima destinati agli sport all'aperto, ovviamente. Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto sportivo chiuso praticamente sulla stessa superficie. Questo impianto sportivo verrebbe convenzionato col comune e quindi consentirebbe, come tra l'altro abbiamo già fatto in altre esperienze, consentirebbe al comune di avere a disposizione, sia per l'amministrazione stessa, sia chiaramente per quei soggetti che l'amministrazione poi selezioni o comunque ritenga di indicare, questi spazi a servizio della comunità. Si parla di spazi per adesso, come dire, non del tutto definiti, ma che riguardano per l'appunto un'impiantistica sportiva generale, quindi da palestre a spazi acqua, che andrebbero chiaramente a servire la parte scolastica della struttura e che però appunto in convenzione verrebbero dati anche all'amministrazione comunale, quindi all'utilizzo per la comunità per la nostra comunità, insomma, per la comunità del Comune di Camaiore. Sono stati definiti da un punto di vista tecnico, i possibili, diciamo così, le possibili variazioni rispetto alla scheda norma precedente, con un'accortezza ovviamente, che non si toccassero, diciamo così, quei parametri fondamentali che configurerebbero una variante. Ecco, tutti quegli aspetti che potevano entrare nella scheda norma sono in quelle modifiche che avete a disposizione e che immagino abbiate già anche letto. E sono le dimensioni che non comportano una variazione sostanziale in corrispondenza sia delle previsioni generali di piano operativo, sia di dimensionamento sul piano strutturale. Quindi, come dire, abbiamo cercato di capire e quindi poi di elaborare una scheda norma che fosse compatibile con l'impianto istruttorio che va a concludersi sul piano operativo, senza, ripeto, stravolgere quelle che sono però le previsioni generali del nostro piano sulla proprietà della Villa Le Pianole. Io, fatta questa breve introduzione, che è per dire perché ci troviamo in corsa a discuterne, e ci troviamo in corsa a discuterne perché prima non c'era un interlocutore che ci poneva delle richieste, ce l'hanno poste adesso, e la valutazione di carattere politico è, se vogliamo tradurla in questi termini, almeno per una parte, se lasciarci scappare o meno un'interlocuzione che valorizza la villa, la valorizza con una destinazione, diciamo così, privata, ma di interesse sicuramente pubblico, che è quello di contribuire al panorama della pubblica istruzione, non solo in Versilia, ma con un progetto ambizioso che parla al territorio nazionale e anche ai paesi esteri, per l'interlocuzione che hanno avviato loro, cioè che hanno avviato quelli della EIS. E se fare questo passo, se nel cogliere questo passaggio, possiamo anche portare a casa risultati ulteriori, perché rispetto all'impianto della scheda originaria, che prevedeva già cessione di aree, convenzioni di interesse pubblico sulla villa, l'attuale scheda aggiunge ulteriori cessioni, ulteriori necessità di definizione in convenzione. Quindi non si va a stravolgere l'impianto originario, ma si va semmai ad aggiungere qualcosa che consente al comune, tra l'altro, di portare a casa delle utilità e delle possibilità ulteriori. Io, per completare questa illustrazione, vorrei lasciare subito la parola a Fabrizio Cinquini, invece, per esporre alla Commissione la parte più tecnica della definizione della previsione che trovate adesso nell'ipotesi di emendamento della scheda norma che è all'esame della Commissione. Fabrizio, se ci sei, ti lascio la parola. Bisogna che mi venga data la possibilità di condivisione della lavagna. Allora, Andrea, per favore, attiva la possibilità di condivisione per Fabrizio. Ok. Allora, questa è la scheda norma, ora ve la ingrandisco anche un pochino, così forse la vedete meglio. Come è uscita, diciamo, dal parere della commissione, diciamo, la parte uscita dal parere della commissione è in giallo, quindi in giallo sono quello che avete già modificato voi in base alla richiesta osservazione. Vi ricordo che l'osservazione ci ha chiesto sostanzialmente di evitare di indicare dimensionamenti perché appunto la consistenza è abbastanza complicata da controllare, quindi abbiamo ricondotto tutto a un intervento sul patrimonio esistente che si divide in due categorie: la ristrutturazione edilizia conservativa per gli edifici di impianto storico,
come indicati nella scheda norma, no? La scheda norma c'ha la rappresentazione di quali sono gli edifici impianto storico e la ristrutturazione ricostruttiva, edilizia ricostruttiva per quelli non di impianto storico, ovviamente a parità di superficie edificabile esistente, quindi a parità della consistenza. Questo è quello che sostanzialmente abbiamo modificato con la scheda norma e poi abbiamo puntualizzato le superfici in cessione, che sono circa 200 metri quadrati in più rispetto a quelle previste nella scheda d'adozione, che riguardano, diciamo, le aree, no, vi ricordate, esterne alla villa, che sono destinate a verde attrezzato e a parcheggi di servizio che vengono realizzate e cedute al comune. Questi aspetti non vengono modificati con l'emendamento, cioè rimangono in questa maniera. Quindi l'emendamento, come dicevo al sindaco, aggiunge solo ulteriori opzioni. Ah, ovviamente già attualmente la scheda consente sia la destinazione turistico-ricettiva o in alternativa la destinazione direzionale di servizio, quindi in tutto o in parte, e quindi diciamo è già predisposta sia per realizzare per intero una scuola o comunque un'attrezzatura, sia a rovescio per realizzare per intero una struttura turistico-ricettiva. Questo aspetto non lo mutiamo, in modo tale che, diciamo, se vogliono sfruttare come parrebbe l'opzione, scusate che chiudo la porta, se no sentite rumore. E rimane quindi l'opzione anche dell'intera destinazione direzionale di servizio, che è quindi compatibile con la destinazione che ci ha illustrato ora il sindaco. Che cosa viene aggiunto? Vengono aggiunte, diciamo, due questioni fondamentali. La prima è che per far funzionare quelle strutture da un punto di vista appunto della funzione che viene richiesta, ma questo potrebbe valere in generale per qualsiasi funzione lì debba essere emessa, hanno bisogno di un minimo di superficie aggiuntiva rispetto a quella esistente, che è stimata in 900 metri quadrati. Quindi la prima integrazione è che si ammette, oltre alle ristrutturazioni edilizia conservativa e ricostruttiva, la possibilità di un'addizione volumetrica, di un ampliamento funzionale di 900 metri quadrati. Questi 900 metri quadrati sono semplicemente, poi, premesso che nell'interlocuzione, diciamo, che ha avuto il sindaco, ci è stato fatto vedere anche un'ipotesi di assetto che parrebbe condivisa con la soprintendenza. Sapete che qui abbiamo comunque il vantaggio che qualsiasi intervento sarà sottoposto in qualsiasi passaggio, da quello della pianificazione attuativa fino, diciamo, al permesso a costruire, alla verifica di compatibilità sia di livello per la parte monumentale sia per la parte paesaggistica soprintendenza. Questi 900 metri quadrati sono sostanzialmente funzioni accessorie di servizio complementari, servono, diciamo, a migliorare i servizi che sono necessari per la scuola, che ovviamente loro in parte collocano, diciamo, nella ristrutturazione edilizia dell'edificio principale, quella che era già una vecchia scuola, e in parte nella risistemazione dei diversi manufatti che sono nel parco e che sono in pessimo stato di manutenzione, e per poter funzionare al meglio, soprattutto in funzione dell'altra attrezzatura che ora vi dirò, hanno bisogno di essere riqualificati. E quindi, diciamo, la previsione di un'addizione volumetrica di 900 metri quadrati con un'altezza, vedete, che abbiamo dato di 9,50 m. Sempre, ovviamente, però vincolata alla destinazione direzionale di servizio. A cui si aggiungo, e questo è il motivo per cui quindi nella descrizione dell'intervento, vedete, è stato aggiunto, nonché di adeguamento tecnico e funzionale, anche di attuazione delle misure di mitigazione e compensazione urbanistica, cioè questo ampliamento serve sostanzialmente a garantire l'adeguamento tecnico e funzionale degli edifici che ci sono. L'ulteriore elemento che è stato aggiunto, vedete questa parte finale in verde, dove appunto, ah no, ecco qui, no scusate, la parte finale in verde chiarisce che cosa si intende per adeguamento tecnico e funzionale. Vedete, sono altresì ammessi interventi di addizione funzionale, ampliamenti dei manufatti, delle strutture degli edifici esistenti, nei limiti di superficie edificabile indicati dal PO, quindi nei 900 metri quadrati, al fine di miglioramento e adeguamento delle dotazioni, delle attrezzature e dei servizi erogabili, purché
abbiamo aggiunto, non interferiscano con i valori storici ambientali presenti nel parco e siano ubicati nell'ambito di parchi e spazi già alterati e trasformati. Essendo questo comunque un intervento sottoposto allo strumento attuativo, evidentemente diciamo, questo tipo di trasformazioni non può andare a alterare parti del giardino che sono di valore o essenze, anche essenze vegetali, elementi di arredo, no? Che vanno comunque conservati. Quindi la preoccupazione è che comunque l'addizione si collochi laddove, diciamo, dentro il parco ci siano degli spazi che siano adeguati a poter accogliere questo ampliamento. E poi vedete il secondo elemento, quindi l'ampliamento è questo, è la possibilità di aggiungere rispetto alla consistenza attuale 900 metri quadrati e che questi 900 metri quadrati si collocheranno, diciamo, distribuiti, diciamo, dentro le strutture del parco e della villa, laddove, diciamo, sono accoglibili in funzione del fatto che non ci siano valori storici riconosciuti. Il secondo contenuto dell'emendamento è questo. Ve lo leggo e poi lo spiego, così si fa prima. Dice, nell'ambito rimane sempre la compensazione, fermo restando che la compensazione, la perequazione già definita nella vecchia scheda, cioè la cessione dei terreni esterni rimane e la realizzazione dell'area verde a parcheggio rimane quella che è, viene aggiunta un'ulteriore misura perequativa, che è questa. Nell'ambito della complessiva riqualificazione ambientale e paesaggistica del parco, sono altresì ammessi gli interventi di riconfigurazione, rifunzionalizzazione e ristrutturazione degli impianti sportivi esistenti, attualmente degradati e dequalificati. Sapete, dentro il parco ci sono due vecchi campi da tennis, ormai neanche più campi da tennis. Tipicamente ora vengono utilizzati come parcheggi perché sono contemporanei alla viabilità che accede alla villa, ma storicamente erano dei campi da tennis. Addirittura uno dei due c'ha anche una piccola gradinata in cemento armato. Anche questa non più utilizzata, ma che sono lì oggi sono sostanzialmente delle aree asfaltate. Nel caso di convenzionamento all'uso pubblico delle strutture degli impianti sportivi, con tempi e modalità da concorrere, quindi gli si consente sostanzialmente, prima cosa, di riqualificare e di risistemare gli impianti sportivi. Una scuola ha necessità di un campo, cioè di uno spazio dove fare attività sportive. Quindi quelli lì sono già lì, quindi gli consentiamo di risistemarli per quello che sono. Dopodiché, però, si aggiunge: nel caso di convenzionamento all'uso pubblico delle strutture degli impianti sportivi, con tempi e modalità da concordare in misura commisurata agli investimenti da realizzare, ai fini dell'incremento dell'attuazione di standard urbanistici, è ammessa la realizzazione di strutture di copertura degli stessi, che anche comprendenti realizzazione di vari servizi accessori, spogliatoi, magazzini e servizi igienici, nella misura non superiore a metri quadri 3.200 in superficie coperta. Gli interventi non devono in ogni caso interferire con i valori storici e ambientali e devono interessare le parti e gli spazi già alterati o trasformati già occupati dagli impianti sportivi esistenti. Cioè, in sostanza, gli si consente di trasformare uno dei due, sostanzialmente, in una struttura al chiuso. In questo momento sono due strutture all'aperto, attraverso, diciamo, se non c'è il convenzionamento, li possono sistemare per come sono, a livello, diciamo, manutentivo all'aperto. Nel caso in cui invece ne convenzioni l'uso pubblico, cioè si accordino con il comune perché per determinati periodi di tempo, a determinate condizioni, eccetera, diventino sostanzialmente una palestra, un impianto sportivo anche accessibile dall'esterno, allora ne è ammessa la realizzazione, è ammesso coprirlo e realizzandogli, diciamo, nella parte, nel momento in cui viene coperto con la struttura di copertura, anche le funzioni accessorie che gli servono, cioè gli spogliatoi, l'infermeria, eccetera. Quindi una nuova palestra sostanziale, cioè gli si consente di trasformare il campo in una palestra nuova. Ecco, questo è il meccanismo, cioè ci si muove dentro le parti già trasformate del parco e andando verso una funzione direzionale di servizio, ma io lo direi in generale anche se mantenessimo quella turistico-ricettiva, no? Anche un albergo si può qualificare con un impianto sportivo, cioè con un campo da tennis, no? Piuttosto che con altre funzioni sportive, gli consentiamo quindi di risistemare e recuperare quegli spazi che attualmente sono completamente degradati, ma soprattutto nel caso in cui ne convenzioni l'uso pubblico, gli consentiamo di coprirli, cioè di realizzare un vero e proprio manufatto che diventa una palestra. Nella loro intenzione è una palestra, perché una scuola ha bisogno di una palestra, no? È anche molto semplice da
da comprendere, ma in questo caso, oltre, diciamo, alle perequazioni che già sono all'esterno del parco, verrebbe convenzionato l'uso pubblico di questa struttura. Noi ci è sembrato che questa fosse anche un'occasione. La soprintendenza ha dato tutta una serie di indicazioni di natura formale, estetica, no? Capite che lì il problema non è, diciamo, è come viene configurata questa ipotesi, ma tant'è che si parla di una struttura seminterrata, semipogea, eccetera, che parrebbe piacere alla soprintendenza, ma lo vedremo ovviamente nella fase attuativa, non è questo momento. Qui ora si tratta di stabilire se un tipo di intervento di questo tipo è ammissibile oppure no. Ovviamente noi l'abbiamo vincolato proprio perché, diciamo, altrimenti andrebbe in contrasto col piano strutturale al fatto che ne venga convenzionato l'uso pubblico, cioè che non rimanga solo una struttura privata, isolata sostanzialmente, accessibile solo da chi paga il canone e la retta di utilizzo, diciamo, come privato, ma ci abbia delle modalità con cui a determinate condizioni da stabilire poi successivamente. La convenzione, come tutte le convenzioni, ormai l'abbiamo discusso, sarà oggetto di discussione in Consiglio Comunale e ne viene utilizzata anche la parte a chiuso. Ci è sembrata anche un'occasione interessante perché vi ricordate una addirittura delle prime ipotesi che già le strutture esterne fossero coperte e abbiamo avuto un parere negativo da parte della Commissione del Paesaggio regionale su questa ipotesi, mentre in questo caso, cioè nell'intervento di recupero e di riconfigurazione degli spazi aperti esistenti, si aprirebbe, diciamo invece, sembrerebbe ovviamente aprirsi uno spiraglio positivo e che quindi cioè noi, il sindaco, propone di aggiungere come occasione, diciamo, di riqualificazione e di opportunità, diciamo, di rifunzionalizzazione della villa e del suo complesso. Ecco, questo sarebbe l'emendamento, è tutto qui. Sì, prima di lasciare la parola alla Commissione, faccio presente una cosa anche a Fabrizio, e questo probabilmente è una dimenticanza mia, che tra gli emendamenti, diciamo sì, tra le modifiche alla scheda norma era prevista anche la modifica nella prima parte, cioè nella parte in cui si delineano caratteristiche area di trasformazione. Tra l'altro, attenti che ci sono dei refusi, lo dico all'ufficio. Modalità e strumento di attuazione. Si passava da piano attuativo di iniziativa privata a progetto unitario convenzionato. D'accordo, sempre comunque uno strumento attuativo che passa al Consiglio Comunale rimane, sì, diciamo diventa più veloce il procedimento, ma sempre attuativo rimane. Sì, in sostanza, lo dico ai consiglieri, insomma, il progetto unitario convenzionato è un po' quello che abbiamo vissuto con la realizzazione del Parlini Sporting Center, sostanzialmente, cioè arriva in consiglio comunale sia il progetto che la convenzione. Scusa Fabrizio, per capire, l'hai corretto subito? Sì, lo sto correggendo in diretta. Corretto, sì, va bene, va bene. Bene. Se c'è un'integrazione dell'assessore, dopodiché aprirei il dibattito. No, io non ho niente da aggiungere. Bene, qualche commissario chiede la parola per chiarimenti oppure per discutere? Ma io dico una cosa, a me pare che la misura perequativa vada rivista, perché gli si concede quasi 1.000 metri in più di nuova costruzione senza modificare la misura perequativa. Questo lo trovo una cosa sbagliata. Qualcosa in più dovranno dare anche loro. Per il momento mi viene in mente questa cosa qui, cioè gli dai quasi 1.000 metri edificabili in più, che fra altre cose sono tanti, non so dove le possono fare se non in quel campo che è adiacente, non lo so, il parco, però sono tanti, non sono pochi, 900 metri quadrati in quell'area. E in cambio non si chiede niente. Cioè, mi sembra, cioè, si chiede per fare una villetta, si chiedono delle misure perequative importanti che a volte fanno venire meno anche l'interesse nel costruirla questa villetta, e a questo gli si concedono 1.000 metri quadri per niente, senza avere nulla in cambio. Francamente, non sono d'accordo. C'è qualcun altro? Vedo una prenotazione. Sì, Alberto. Grazie.
Presidente, sì, io ho un po' di cose da chiedere. Intanto 900 metri quadri più che un'addizione funzionale è un aumento volumetrico più che un'addizione funzionale, no? Mi sembra, Fabrizio, come addizione funzionale 900 metri quadri mi sembra un po' fuori luogo come definizione, però poi vediamo, sarai te a spiegarmi le cose. Scorro e vedo pagina 5, è stato fatto non superiore all'esistente, due asterischi, la suddetta superficie edificabile o edificata in ragione di interventi può essere realizzata in tutto in parte a turistico ricettiva, e il 3 asterischi, dico, a che cosa fa riferimento, perché vedevo che il rimando non lo trovo dei 3 asterischi. Dov'è? Forse mi è sfuggito a me. No, è alla prima, cioè, infatti manca, hai ragione, manca, va aggiunto. C'era un errore già nella prima, perché pare all'esistente, c'è un errore, perché la ristrutturazione edilizia ricostruttiva non va barrata. Qui mi ha fatto notare un errore. Aspetta, poi, se noti, c'è due volte gli asterischi, cioè scusa, c'è due volte due asterischi, no? Sia, diciamo, a pagina 4 sia a pagina 5. Il primo è 3 asterischi, perché deve tornare, lì c'è un errore, hai ragione. Alberto? Sì, va bene. E poi un'altra cosa. 3.200 metri quadri di superficie coperta, che mi immagino che siano le tensostrutture sostanzialmente, no? Mi immagino che sia l'opportunità di realizzare queste. Sono ben oltre non un campo da tennis o di pallacanestro dove ci sono le tribune, o quello sotto da tennis, quello sopra dove facevano il tendo una festa da birra, perché tutta l'area asfaltata, perché si parla di asfalto della parte di sopra e di sotto, sono circa 1.900 metri quadri, quindi non è un campo, le eventualità sarebbero due e avanzerebbero 1.300 metri quadri. 3.200 metri quadri di tensostrutture o equipollenti mi sembrano tanti, mi sembrano. È vero che soggiacciamo comunque alla sovrintendenza, che dovrà dare il loro consenso o le loro indicazioni prescrittive, però insomma vediamo, ragioniamo sull'opportunità di 3.200 metri quadri. E poi mi sembra che venne già fuori la scorsa commissione e ci eravamo riservati comunque di affrontarlo. Si parla nella perequazione, che convengo con Riccardo, nell'eventualità è poca quella messa lì, l'adeguamento della viabilità di via San Michele. Ora, l'adeguamento della viabilità di San Michele mi sembra che era già avuto fuori la scorsa commissione. C'è una bozza di quello che è previsto come adeguamento, perché dico, la conosciamo tutta via San Michele, no? Ci sono almeno 6/7 impedimenti oggettivamente non bypassabili, che sono dati dai fabbricati che sono sopra la strada, che sono dati dagli accessi di altri fabbricati che sono sopra la strada. La realtà di via San Michele la conosciamo tutti, quindi che cosa è inteso l'adeguamento della viabilità di San Michele? Perché poi specialmente nella parte lì dove c'è la dogana, dove sfocia, anche la parte lì dove c'è l'audiovision, dove ci sono tutte quelle situazioni lì, è oggettivamente impensabile, a meno che non si pensi di tirare giù degli immobili, adeguamento della viabilità. Per il momento ho detto.
Sì, io ho un paio di riflessioni anche per me. Dunque, anche io chiedevo chiarimenti rispetto alla superficie dei 3.200 metri quadrati, che è significativa e volevo capire come trova riscontro nell'esistente, cioè se si è valutato in ragione degli spazi che sono stati trasformati all'interno del parco, che, come dire, il saldo sia questi 3.200 metri quadrati che poi possano essere a seguito di una progettazione che ridefinisce quegli spazi di diventare di fatto un involucro, perché è chiaro che l'esigenza che ci veniva anche fatta presente da Fabrizio, cioè quella di avere uno spazio coperto, porta con sé la possibilità di sviluppare un'attrezzatura al coperto per funzioni sportive e credo che nessuno qui a obiettare su questa possibilità, cioè sul fatto che sia in dotazione alle funzioni che vengono ospitate all'interno del complesso un'occasione come questa, che, ripeto, se è limitata, come dire, se sfrutta, diciamo, una trasformazione già esistente e già stratificata, che poi nel frattempo si è degradata per costituire un'occasione di come dire, valorizzazione sia dello spazio trasformato sia di una funzione che gli viene aggiunta, penso che non ci sia nessuna difficoltà, però chiedevo una motivazione su questa superficie. Poi mi domandavo anche, quei 900 metri quadrati aggiuntivi, diamo delle indicazioni sulla distribuzione di questo tipo di ampliamento funzionale della serie? Dove ne hanno bisogno, dove pensiamo che ne abbiano bisogno, anche perché anche questa è un'indicazione in superficie. Quindi, considerando che il complesso è articolato da volumi che in gran parte, al di là del collegio e della scuola, insomma, no? Che non sono vincolati se non per l'impronta a terra, cioè, dove vanno quei 900 metri quadrati? Li distribuiamo in relazione a delle funzioni che non ci sono e devono trovare posto all'interno del parco, in addizione a qualcosa che esiste già perché ha degli spazi troppo angusti, cioè è stata data un'indicazione che motivi da parte della proprietà, intendo dire, no? O perlomeno degli interessati, se non ancora, che motivi l'inserimento di questa superficie aggiuntiva? C'è qualcun altro? Allora No, sì. dico, penso per il momento siano sufficienti le questioni, tanto affrontiamo queste, Jacopo. Infatti, davo la parola a Fabrizio, penso, o al sindaco. Jacopo, posso Io fare una se considerazione? posso dire una cosa prima dell'intervento di Fabrizio, cioè, allora, la questione della parte dei 900 metri quadri in più, secondo me, va vista però globalmente insieme alla parte dell'impianto, Nel senso che ora, al di là magari di circostanziare meglio dove possono andare a cadere anche questi 900 metri quadri in più, considerando che un complesso immobiliare vanta una parte storica e poi vanta una parte invece più nuova, insomma più recente. Ora, è chiaro che questo tipo di valutazioni in particolare li farà poi soprattutto la soprintendenza. Immaginatevi la soprintendenza che discute con i proponenti di un'addizione volumetrica o comunque di una parte di ampliamento funzionale all'interno, diciamo così, della parte storica. Ecco, la vedo abbastanza dura, ecco, detto tra noi. E quindi, come dire, mi viene già da dire che il destino di quell'ampliamento sia già in parte segnato dalla natura dei luoghi e dai vincoli che ci sono sopra il complesso immobiliare. Sui 3.200 metri quadri, allora, diciamo così, che quella superficie corrisponde all'incirca all'attuale superficie delle aree sportive, cioè la palestrina, che comunque fa parte, diciamo così, del complesso esistente, e in più i due campi che ci sono su due livelli diversi, cementati attualmente, che venivano utilizzati come parcheggi. Ci si riduce lì dentro sostanzialmente. E che si dice? Ti dici, vabbè, se li vuoi recuperare, quelli lì li recuperi già di tuo, no? Perché la base è quello, il punto di partenza, cioè se loro volessero fanno l'intervento e se non devono fare strutture che abbiano un carattere volumetrico, quelle superfici ce l'hanno già.
noi abbiamo approfittato per dirgli: guarda, che se le copri me le dai anche a me. Qual è la ragione di questo tipo di logica? E vabbè, loro dovranno sostenere dei costi e l'impianto sportivo non è un impianto sportivo di palestra e basta. Questo lo sappiamo. Insomma, Fabrizio si è confrontato con i tecnici loro, siccome dicevo si parla di spazi acqua, oltre ovviamente ai bagni tecnici e ai bagni e alle docce, spazi acqua, palestra, insomma, spazi polifunzionali sempre all'uso sportivo. Chiaramente non si tratta di luoghi dove fai, mi immagino, insomma, ora questo sarà anche da approfondire, ma insomma, non di grandissimi luoghi dove si vanno a fare delle tribune e la piscina olimpionica, però ci sono delle vasche d'acqua, a noi potrebbero far comodo per ampliare, diciamo così, l'offerta anche che già abbiamo come comune con la Blu di servizi. È chiaro che se loro coprono e a quel punto fanno un investimento che in teoria serve indubbiamente a loro, ma per coprire noi gli chiediamo come prezzo di questa parte di ulteriore step, considerando globalmente quello che loro con questa scheda norma portano a casa, gli chiediamo di essere i fruitori dello spazio con una convenzione di carattere pubblico. E vi ripeto, insomma, la storia del Martini Sporting Center è un po' il parametro che abbiamo utilizzato in questa vicenda, cioè prenderci degli spazi su un investimento di carattere privato. Poi, se vogliamo dire che in questo ragionamento ci sono ulteriori margini, vi dico che penso anch'io che ci siano, però vi faccio un esempio. Non è peregrino che nell'ambito della convenzione di interesse pubblico che va approvata in Consiglio Comunale insieme al progetto unitario, uno preveda per esempio la possibilità dell'utilizzo degli spazi di rappresentanza e quindi degli spazi storici della villa, o comunque di quegli spazi, siccome loro faranno didattica e faranno anche delle aule importanti all'interno della struttura, spazi che a noi servono e che attualmente, come dire, non sono previsti in convenzione, al di là dell'accesso per esempio al parco storico, intendo al giardino storico della villa con delle convenzioni. Ecco, secondo me i 900 metri quadri insieme alla copertura dei 3,2, perché non stiamo parlando dei 3,2 come concessione, stiamo parlando della copertura di quella superficie sostanzialmente che si trova già in parte occupata, in buona parte, quasi tutta, dalla parte dell'impiantistica sportiva, in un ragionamento globale dove è evidente che forse qualche appunto di più va portato a casa. Però probabilmente questo io l'ho percepito e l'ho concepito, per la lettura che ho dato io dello sviluppo che c'è stato tra i tecnici, come proprio di una fase che è quella dell'attuazione, in cui vanno definiti in maniera circostanziata tutti gli utilizzi che il comune porta a casa. Ora, se questo invece può essere un elemento, diciamo così, che la commissione intende approfondire, secondo me un margine c'è nel mettere qualche riga in più sulle previsioni che ci sono all'interno delle prescrizioni normative di dettaglio e della compensazione. Ecco, magari per approfondirle in maniera un po' più chiara e dettagliata, però ecco, considerate che l'interesse nostro come comune è a portare a casa qualcosa di più rispetto a quello che già portavamo a casa. E quei 1000 metri, quei 900 metri di ampliamento funzionale dentro una destinazione a scuola possono essere utili effettivamente per fare un ragionamento più complessivo sull'utilità del comune. Fabrizio, ti rimando un attimo la parola perché ho sentito che volevi intervenire. E anche Simone. Simone? Simone, vuoi parlare te? O... Scusate un attimo, io, siccome sono in due riunioni contemporanee, il sindaco lo sa, andate pure avanti, io dico qualcosa fra 5 minuti, perché no, mi rispondono a me in un'altra riunione, quindi chiedo scusa. Fabrizio, scusami, a motivo di chiarimento, così le dai tutti insieme, la mia domanda era dire: in che rapporto stanno, e o meglio, ci poniamo il problema di capire in che rapporto possono stare i 3200 metri quadri di eventuale copertura, che tra l'altro diventano volume poi, perché diventano un volume, sì, con i 900 di ampliamento? Li discipliniamo, non li discipliniamo? Questa è una domanda proprio di chiarimento. Questa, in questo caso, sono completamente separate, cioè si aggiungono una all'altra, quindi sono una più l'altra, no? Quindi anche perché
siccome 3.200 è un'opzione, non è, cioè, è agganciata a un'ipotesi di convenzionamento, se viene meno il convenzionamento, i 3.200 non ci sono, mentre i 900 sono semplicemente come dire, un intervento a parte. Sui 900 è difficile dire tanto e poco nell'addizione. Cioè, ora teniamo conto che tutto il complesso è circa 10.000 metri quadrati di superficie, no? Fra la villa, il corpo aggiunto, gli annessi, eccetera, è intorno ai 10.000 metri quadrati. L'edificio recente, quello destinato a scuola, diciamo, che già è stato utilizzato nel tempo come scuola, è circa 4.000, circa, e dico circa perché noi le misure poi fisiche non ce le abbiamo, ci fidiamo, diciamo, dei dati catastali, dei dati che ci vengono forniti dalle carte tecniche o da quello che gli stessi privati ci dicono siano, no? E poi vanno riscontrate con dettaglio nel progetto. Comunque è circa 4.500 metri quadrati. Ora, banalmente, se a quell'edificio gli va fatto un corpo aggiuntivo, che sia un vano scale, un corpo ascensore, un vano montacarichi, eccetera, distribuito su quattro piani, vuol dire che è un aumento di superficie coperta di circa 150-180 metri quadrati distribuito su quattro piani. Se ho capito bene, a loro gli serviva da una parte appunto un minimo ampliamento su quell'edificio lì che è di questo tipo, cioè che gli aiuti a gestire degli spazi accessori che sono funzionali al miglioramento dell'accessibilità al corpo storico, al corpo recente, e un po' e altrettanti, diciamo, di recupero del manufatto che è di fronte al tendone, dove dovrebbe venire la nuova struttura coperta. Quindi nel progetto non sarebbero tutti nello stesso punto questi 900 metri quadrati, ma distribuiti in quota parte sull'edificio recente esistente e in quota parte, diciamo, a supporto dell'edificio che è di fronte agli impianti e che sarebbe poi l'edificio che diventerebbe, diciamo, funzionale alla gestione della parte sportiva, quello che c'è già ora, che è tra l'altro l'edificio storico, non è un grande edificio di pregio, ma comunque è un edificio di impianto storico. I 3.200 metri quadrati loro li hanno dimensionati, come diceva, dunque l'attuale superficie, diciamo, in asfalto, cioè gli impianti sportivi esistenti, ha ragione Alberto, sono circa 1.000, forse anche meno di 1.900 metri quadrati, a occhio, misurandole sono intorno a 1.700-1.800, sono i due campi da tennis, ma poi c'è un ampio piazzale in cemento dove ci sono appunto queste gradinate di asfalto, perché nella loro ipotesi appunto questo impianto sportivo è fatto di due spazi, un campo polivalente, cioè una palestra vera e propria, pallavolo, pallacanestro, no? Cioè pallamano, il classico spazio polivalente, sapete, un campo polivalente oggi da norme CONI è 20x40 lo spazio di gioco, perché deve accogliere diversi tipi di sport, e quindi la pallamano è 20x40, la pallavolo è quello più piccino, e poi c'ha inevitabilmente almeno 5-6 metri, diciamo, di bordo esterno, no? Che serve per allestire correttamente la palestra. Quindi un campo polivalente ha una superficie coperta intorno ai 1.500-1.600 metri quadrati. Quelli del Pardini Sporting Center sono di più, sono addirittura 1.800-1.900 l'uno, quelli coperti, dove si gioca hockey, per capirci, e si pattina. Loro volendo, pensandone due, quindi uno come una palestra e un altro dove attrezzare anche una parte in acqua e una parte di altri servizi, cioè una palestra fitness più diciamo legata, diciamo, come si dice, alla preparazione atletica, no? Perché da quello che ho capito io, qui ci andranno a studiare diciamo, gli atleti, gli studenti, diciamo, di interesse nazionale, quelli che fanno un percorso di studi collegato al CONE, per cui non solo fanno l'attività in quanto tale, cioè giocano a pallacanestro, a pallavolo, piuttosto che a calcetto, eccetera, ma poi hanno bisogno appunto della parte funzionale, quindi gli attrezzi, eccetera. E quindi sarebbero due gli ambienti che loro intendono realizzare, compresa anche una parte in acqua, c'è cioè una piccola piscina di movimento, eccetera, a cui devi aggiungere poi appunto gli spogliatoi, un'infermeria, i servizi igienici, un magazzino, cioè una serie di cose. E quindi è chiaro che è la somma, 1.500 più 1.500 fa 3.000, ecco, in copertura.
che sono più o meno la parte in asfalto che oggi si vede. La parte in asfalto che si vede è un poco più di 3.000 metri quadrati. Ora poi ci saranno anche le rampe, ci saranno anche altre cose, quindi è una misura un po' variabile. E quindi loro pensano di coprire quella cosa lì. Le simulazioni che hanno fatto vedere la soprintendenza coprono, anche ora c'è un tendone, se andate sulla foto aerea di Google, in questo momento c'è rappresentato un tendone, diciamo, in uno dei tre spazi. La loro idea è di Vi coprire questi devo spazi. interrompere, vi devo interrompere. Io devo uscire, l'avevo già fatto presente all'assessore, a tutta la commissione, devo andare via. Quindi ne riparleremo di questa cosa qui, mi auguro, perché per il momento, insomma, mi lascia tanti dubbi. Io vi saluto e buona serata. Quindi la spiegazione che posso dare io è questa qui, ovviamente, cioè loro hanno richiesto questa superficie immaginandola in questo modo. Dopodiché, per l'aspetto, diciamo, della perequazione esterna, la perequazione esterna è già completa perché noi chiediamo un parco attrezzato, un parcheggio, realizzazione e cessione. Quindi al più possiamo eventualmente immaginare di dare ulteriori funzioni, attrezzature, servizi a quel parco, quel parcheggio che chiediamo di realizzare a loro. Poi l'adeguamento della viabilità di San Michele Arcangelo era già così in adozione perché in questo momento abbiamo difficoltà a sapere di quali possono essere gli interventi di miglioramento e di adeguamento della viabilità. E quindi era così indipendentemente dall'emendamento che viene proposto, no? È lasciata come un'indicazione che va poi sviluppata meglio nel progetto attuativo attraverso, diciamo, un confronto con l'ufficio tecnico comunale. Assessore. Sì, no, io volevo dire questo e mi ripeto rispetto a delle cose che sono state già dette, mi interrompete nel senso che purtroppo sono collegato anche con l'assemblea del Lato Toscana Rifiuti e due cose in contemporanea è difficile. Però volevo fare questa osservazione rispetto al tema dell'equilibrio, no? Perequativo e compensativo. Secondo me in questa previsione urbanistica conta molto l'aspetto della convenzione all'uso pubblico delle strutture sportive che verranno rigenerate, recuperate e realizzate, perché da lì passa molto dell'equilibrio economico, nel senso che l'emendamento, no, si compone anche di una parte che è già stata illustrata, che fa proprio riferimento alla possibilità di ampliare, no, la capacità di standard sotto il profilo di quelle attrezzature, ma nell'ambito di un convenzionamento all'uso pubblico. Ecco, lì c'è una parte decisiva per l'equilibrio, economico. Questo tenuto anche conto del fatto, anche se nella previsione è rimasta la destinazione turistico-ricettiva, ecco, non so se questo, come dire Fabrizio, è un elemento, come dire, che mantiene un elemento, scusa, che mantiene un filo di coerenza con l'adozione per cui va mantenuto, perché in realtà noi sappiamo che non si va verso una destinazione turistico-ricettiva, no? Quindi io anche su questo farei una riflessione, perché ora io non ho conoscenza di. Non posso fare affermazioni particolarmente approfondite, ma a occhio mi verrebbe da dire che, diciamo, l'equilibrio economico e finanziario di una scuola è tendenzialmente più complesso di quello di una struttura turistico-ricettiva, nel senso che una struttura turistico-ricettiva di grande lusso probabilmente in Versilia avrebbe un mercato, no, consolidato rispetto. Consolidato no, ma insomma molto favorevole rispetto alla vocazione della Versilia, la scommessa di una scuola privata è una partita molto più complessa. Non esistono molte di scuole private con certe caratteristiche. Immagino io che, diciamo così, la scommessa imprenditoriale sia più complessa, credo. Lì tra l'altro c'era una scuola privata e poi non ce la fece ad andare avanti. Cioè, cosa intendo dire? Intendo dire che l'equilibrio economico e finanziario non lo si valuta semplicemente sulla dimensione quantitativa degli interventi edilizi, no? Lo si valuta anche sulle destinazioni d'uso e sulle caratteristiche del progetto. Cioè, io francamente non me la sento di dire che lì
c'è un equilibrio economico e finanziario, diciamo, sbilanciato. Io mi sento di dire che molto dell'equilibrio economico e finanziario dipende poi dalla convenzione. Cioè, questa è una di quelle previsioni dove conta molto la gestione, no? Io mi ricordo l'assessore Cardellini, ai tempi di Ciraccioli, diceva, con una frase che io condividevo fino a un certo punto, che secondo lui i piani erano, come dire, molto un aspetto legato alla gestione, no? E io sono d'accordo fino a un certo punto, nel senso che i piani sono anche regole e le regole devono essere chiare, perché, come dire, non ci può essere l'arbitrio, no? La discrezionalità si muove sempre dentro una cornice di regole che deve assicurare l'interesse pubblico. Però non c'è dubbio che una previsione di questo tipo, dove c'è l'aspetto del convenzionamento, la gestione conta molto. Cioè la ricerca dell'equilibrio economico e finanziario si trova proprio nella gestione della previsione, non tanto nella previsione in sé, secondo me, quanto nella gestione della previsione. Perché, come forse faceva osservare anche Alberto, lo stesso Fabrizio, se ho capito bene ora, noi non abbiamo per esempio un progetto, no, sulla viabilità preciso che ci indichi i costi, il computo, eccetera. Quindi la gestione di questa previsione, secondo me, è molto importante, con la garanzia che l'atto di convenzionamento passa dal Consiglio Comunale, il progetto e la convenzione passano dal Consiglio Comunale. Per cui io mi sentirei di dire questo rispetto ad un investimento che è quello, no, non scordiamocelo, di una scuola, cioè di una scuola, quindi non un investimento, come posso dire, legato alla rendita o legato anche a attività economiche che qui in Versilia hanno una maggiore, come dire, possibilità di conoscere il mercato di riferimento. Questo è l'investimento in una scuola privata con certe caratteristiche, ma in una scuola. Quindi vale di più sotto il profilo economico questa previsione oggi con 900 metri quadrati in più rispetto a quella precedente, sulla carta, considerando anche che è rimasta la previsione turistico-ricettiva, sì, tant'è che io, ecco, faccio Fabrizio un supplemento di riflessione su questo, no? Cioè, ce la lasciamo, non ce la lasciamo, ha senso lasciarcela, non lo so, è una domanda, sto ragionando a voce alta. Quella destinazione è più redditizia, ugualmente redditizia rispetto al turistico ricettivo, non lo so, mi verrebbe da dire che è più complesso avere un equilibrio economico e finanziario su un progetto di scuola. Mi verrebbe da dire, però io, come dire, sono riflessioni a voce alta che faccio qui con voi, nella consapevolezza che non c'è il dubbio che qui la gestione della previsione urbanistica conti molto. Scusate se qualche cosa di quello che ho detto era già stato detto e magari vi ho fatto perdere tempo, ma qualche pezzo me lo sono perso. Fabrizio, un chiarimento rispetto a questo tema della destinazione. Allora, nell'impianto attuale, che mi pare tra l'altro in termini di destinazione, intendo dire che è quello della prima lettura, no? È contemplato anche un uso, cioè, come dire, la compresenza di destinazioni. Sì, era già nel vecchio schema la parte destinata a ristrutturazione edilizia conservativa, quindi la parte storica, era lasciata esclusivamente a direzionale di servizio, ok? Mentre la parte recente gli veniva data la possibilità anche del turistico ricettivo. È chiaro, quindi, per non scardinare la. Posto che si può tranquillamente eliminare in via definitiva la destinazione turistico-ricettiva, ma siccome appunto aveva questa distinzione nella vecchia scheda, per semplicità non abbiamo fatto altro che dire che la parte turistico-ricettiva è in tutto o in parte destinabile a direzionale di servizio, anche perché noi oggi contiamo su questa ipotesi. Domani questa ipotesi viene meno, oppure appunto cambia l'operatore, ci lasciamo aperta anche se vogliamo, ovviamente se la Commissione Urbanistica e il Consiglio Comunale lo ritiene utile, aperta la strada del turistico ricettivo. È semplicemente, come dire, un'opportunità, non è un obbligo, quindi se decidiamo che
che l'emendamento rimane più sostenibile eliminando quindi la destinazione di rischio ricettivo, è chiaro che lo possiamo fare, non è che ci impedisce qualcuno di farlo. Okay? Io, se posso dare un contributo meramente politico alla discussione, non tecnico, direi che sia meno equivoco il ragionamento che veniva fatto ora anche sia da Simone che da Fabrizio. Cioè, se la preoccupazione è agganciare in realtà un ampliamento funzionale a una destinazione in cui quell'ampliamento rischierebbe di avere un eco, diciamo così, di beneficio molto più consistente, allora mi sentirei di dire, visto i destini che motivano tra l'altro lo stesso emendamento che abbiamo portato ora, no? In discussione in commissione, mi sentirei di dire, meglio allora chiarire che tipo di funzionalità può avere quella struttura e quindi togliere il turistico ricettivo e dargli una vocazione che poi alla fine è quella della scuola, insomma, di un luogo di a prevalente carattere direzionale, insomma. Però questo anche per me è un elemento, diciamo così, che lascio svolgere un po' in libertà alla commissione, ecco. Oppure Alessandro, mi viene in mente ora, ragionavo sempre a voce alta, dire che quell'ampliamento scatta solo se c'è un progetto di scuola, proprio dirlo, cioè se nell'ambito no, delle previsioni possibili voi realizzate una scuola, siccome no, per noi questo ha un elemento di interesse ulteriore, no, voglio dire, legato al livello di scolarizzazione che c'è nel nostro comune, insomma, mille motivi di interesse pubblico, allora lì, per quella funzione specifica, decidiamo di dargli un ampliamento maggiore, oppure se è più corretto tecnicamente dire che se c'è una destinazione direzionale di servizio c'è quell'ampliamento, e se invece c'è una destinazione turistico-ricettiva quell'ampliamento non c'è. Ma se si potesse proprio dire scuola, io lo direi, cioè io, come dire, sono disposto a darti un ampliamento in più, ma perché mi scegli una destinazione che ha, come dire, un elemento di interesse pubblico in più e che forse io devo incoraggiare, no? Rispetto ad altre destinazioni che sotto il profilo economico apparirebbero più, come dire, meno rischiose, no? Dal punto di vista della scelta imprenditoriale. Non so se lo condividete questo ragionamento. E non so Alberto? se cosa ne pensa Fabrizio, anche tecnicamente, Emanuele. No, migliora la scheda se ci scriviamo così, questo è chiaro. Fate parlare Alberto. Prego, consigliere. Grazie, grazie Presidente. Al quinto tentativo di richiesta parola me l'ha concessa. Grande. Niente, mi piace il discorso dell'assessore Leo. Ricordo però, nel senso, presumo che la scuola, essendo privata, soggiacerà una retta, no? Che dovrà essere sostenuta per accedervi, no? E quindi non sarà equiparata sicuramente a quello che potrebbe essere un introito dovuto da una struttura turistico-ricettiva di un certo livello, ma dobbiamo anche capire quella che è la localizzazione, no? Il contesto in cui si viene a creare. Quindi io sarei per scriverci scuola, sarei per scriverci questo, anche perché Simone, Alessandro e Fabrizio, visto che dobbiamo valorizzare la situazione, io condivido il percorso del sindaco così, però l'asso, teniamocelo, se dovesse venire veramente un'altra opportunità che questo progetto non funziona, e allora lo cuciremo, magari cambiano anche le perequazioni, magari cambiano anche le offerte se concediamo un altro percorso, un altro tipo di attività. Ci è stato chiesto di fare una scuola che secondo me è ambizioso, difficile da percorrere, ma come progetto è ambizioso e tenderebbe e tenderà sicuramente a dare lustro al Comune Camaiore. Cuciamogli l'intervento su quello per scuola e magari siamo più mitigati sulle perequazioni e io sto fermo, va bene, nel senso, e va bene. Se dovesse cambiare la destinazione, la funzionalità e quant'altro, valuteremo il progetto. State a fare la variante a questo punto qui ad hoc e
e faremo il percorso, la agevoleremo, faremo quello che sarà opportuno fare. Grazie, Presidente. Mi sembra, volevo dire una cosa io, Alessandro, ti do la parola subito, un'indicazione ulteriore. Allora, mi sembra chiaro anche che nelle intenzioni di chi è interessato non è prevista una sostituzione edilizia del volume esistente. No. Collegio, intendo dire. Esatto. Che era ammissibile nella formulazione della scheda, no? Insomma, va bene. Però è evidente il discorso, mi pare chiaro. E volevo dire una cosa rispetto a quello che diceva l'assessore, che mi trovo d'accordo rispetto alla dimensione dell'uso, perché è chiaro, e questo lo sappiamo tutti, che rappresenta un valore importante dal punto di vista della cittadinanza, la possibilità di garantire forme di accessibilità adeguate al contesto, diciamo, del patrimonio, anche di identità, no? Che per Capezzano soprattutto rappresenta la Villa Borbone. Ora è chiaro che tutto questo significa un'accessibilità adeguatamente disciplinata, per carità, però insomma anche significativa, per esempio, al parco più che al resto delle funzioni, perché è evidente che il parco con delle funzioni sportive o delle funzioni che in qualche modo riescono ad essere aperte alla cittadinanza, oltre che compendio della scuola si apre significativamente all'esterno, non solo quindi preventi, ma anche in una dimensione diciamo ordinaria, l'operazione assume un interesse pubblico di molto significativo, che è quello che è ricercato e veniva ricercato senza soluzione anche quando la Commissione, nelle fasi di formazione del piano, ma anche nella fase del riesame con le osservazioni, aveva fatto emergere. Ecco, in questo senso, quindi, ho visto che nell'articolazione della scheda norma c'è il rinvio, no? A degli strumenti di disciplina dell'utilizzo degli spazi. Su questi, secondo me, bisogna riuscire a ottenere forse qualcosa di più, perché noi otteniamo in sostanza da questa operazione un elemento importante, al di là delle perequazioni materiali, che è quello di recuperare all'uso una parte del patrimonio monumentale storico di Capezzano, per niente scontato, tra l'altro, per niente scontato, ma la parte, diciamo, che è più di interesse pubblico e collettivo del complesso della Villa Borbone, innegabilmente è quella del parco. E allora, se su questo e sulle funzioni accessorie di carattere sportivo riusciamo a allargare un po' le maglie, secondo me lì si gioca la vera questione della perequazione. Ovviamente per garantire accessibilità, fruizione, funzione pubblica a questa parte, diciamo, del complesso serve un parcheggio, ma questo mi sembra che sia contenuto nella scheda norma, sia in cessione che in realizzazione. Sulla via San Michele è inutile dilungarci, ci sono degli oggettivi vincoli che tra l'altro, come dire, da un certo punto di vista ne limitano anche la possibilità che ci sia un'accessibilità indiscriminata a quell'area lì e fuori scala rispetto al contesto in cui si trova. Quindi sulla via San Michele non mi farei problemi, lascerei la possibilità di una formula perequativa che magari anche localmente, non su tutta la lunghezza della strada, intervenga a favore di sicurezza per la viabilità. Ma ripeto, sulla dimensione dell'uso, se è possibile, ovviamente si rinvia a degli strumenti di dettaglio. Però se è possibile già nella scheda norma rafforzare le condizioni con cui la cittadinanza fruisce degli spazi all'esterno, ne abbiamo un sicuro elemento di compensazione. Sindaco? Sì, allora io volevo dire questo. La proposta dell'assessore, che poi è stata ripresa anche da Alberto, secondo me ha un vantaggio, che noi in realtà interveniamo su una scheda norma sulla quale c'è un'osservazione della proprietà che ci chiedeva la previsione della struttura ricettiva. Quindi toglierla ora probabilmente creerebbe un problema diciamo così, di coerenza tra quello che noi mettiamo in più nella scheda norma e quello che erano le originarie ambizioni della proprietà, originarie che nel frattempo sono cambiate, ma come diceva giustamente Alberto, mi verrebbe la linea il più ci sta il meno, insomma, anche perché,
supponiamo di guardare con una visione di lungo periodo alla villa. Noi auguriamo ovviamente a chi la prende tutto il bene del mondo e tutto il successo che ci può essere. Però, siccome questa villa sinora ha avuto un grandissimo limite, che la sua non definizione in una visione territoriale ha reso difficile renderla protagonista di un elemento di ricchezza, di cambiamento, di recupero, no? Del territorio da diversi anni. Perché, no? Perché noi si diceva sempre: escludiamo la villa del magnate straniero, di qualche personaggio ricchissimo, non vogliamo che diventi una residenza privata sottratta completamente alla storia del tessuto territoriale, all'affetto anche della comunità di Capezzano e anche alla sua storia, che è quella di una villa di nobili che viene data per un intento altrettanto nobile che è quello della pubblica istruzione. Se così è, mi verrebbe da dire, per evitare di intralciare futuri percorsi alternativi a quello attuale, in questo modo, cioè mantenendo, diciamo così, la funzione anche di un'ipotetica struttura ricettiva, ma specificando che quei 900 metri quadri invece vanno solo in funzione di una scuola, noi otteniamo l'effetto che in qualche modo non precludiamo per il futuro una riconversione se la scuola non ci dovesse più essere, se cambia completamente il sistema dell'istruzione, non c'è più bisogno di spazi fisici. Questo no, è difficile prevederlo. Allora ci teniamo aperti a dei scenari completamente nuovi. Aggiungo una cosa che secondo me sarebbe interessante, perché quando si è parlato dell'adeguamento della viabilità esistente di accesso e di servizio, più che della via San Michele, che è una via che ricordava Alberto, ma insomma la conosciamo tutti, è un budellino di strada che in realtà rappresenta un vecchio tratturo tra campi prima che ci fossero le case, e che oggi, anche per una questione di edificazione, sarebbe impossibile adeguare, che significa ampliamento e adeguamento della via San Michele. Allora, ci sono due strade che girano intorno alla villa. La prima, che arriva al cancello, è la via Nostra Signora, che va dalla Sardanese al cancello della villa, su cui in un qualche modo, no, vabbè, abbiamo già messo l'attenzione noi, c'è un progetto di riqualificazione nostro per via anche dell'alberatura e del verde, ma comunque quella è la strada. Intorno alla villa, vista anche in prospettiva, diciamo così, di utilizzi della villa e di connessione della villa a tutte le altre realtà che ci sono in quella zona, la via strategica non è più la via San Michele, ma è la via Le Pianore, per cui già questo piano, sia nello strutturale che nell'operativo, prevede nel lungo periodo una interconnessione di quel polo con la zona della strada che poi sale verso Monteggioli. Allora mi verrebbe da dire che forse, boh, lo rimetto come una suggestione alla Commissione, forse più che via San Michele ci dobbiamo scrivere via Le Pianore, che è la via che porta su alla dogana e all'impianto sportivo, e via Nostra Signora, cioè costruire la viabilità di servizio a questa struttura passando non per via San Michele, che sarà un problema perché ci passa la macchina, ma insomma non ci passa altro da via San Michele già adesso, eh. La butto lì, ora non so Fabrizio che ne può, che mi dice. Non mi ricordo nelle carte di piano, sì, potrebbe essere anche nella via delle Pianure, era rimasta come intervento di adeguamento complessivo dagli impianti sportivi fino, diciamo, all'imbocco, chiamiamolo così, con la via di Monteggioli. Quindi può essere aggiunta o sostituita, questo non è un problema rispetto a via San Michele Arcangelo, questo è fattibile. Stavo controllando se nelle carte era rimasta, ma è rimasta l'adeguamento di via delle Pianure. È proprio, anzi, l'abbiamo proprio anche indicato come un intervento all'attenzione della copianificazione, quindi c'è nelle carte. Quindi quello si può aggiungere senza problemi. Mentre la indicazione appunto della scuola, ora, secondo me, scuola, per come abbiamo la disciplina delle funzioni, non possiamo mettere, non abbiamo mai messo un'indicazione, però avrei messo nel limite della categoria di servizio, quindi la categoria pubblica, no? Quindi non quella direzionale, sia diciamo nella parte del dimensionamento, sia nella parte della destinazione, no? Che è legata all'ampliamento. Quindi l'ampliamento può essere solo per la destinazione di servizio. Quindi l'ho già modificato in questa direzione l'emendamento, sia nella parte descrittiva che nella parte,
delle tabelle dimensionali, no? Quindi limite superficie edificabile massima direzionale di servizio nel limite della sola categoria di servizio. Quindi in sostanza mettiamo quattro asterischi e ci facciamo un appendice sotto anche su No, no, questa no, 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 parte. l'ho aggiunto perché tanto era tutto aggiunto, quindi Ah. non occorre. È nel verde, diciamo. Ok. Ti rimando l'emendamento riemendato, diciamo, risistemato, ma non occorre Va bene. mettere. L'unica cosa ora dove dobbiamo decidere, uno, se la superficie di 3200 è congrua, così come 900, e poi se appunto questa storia di via San Michele Arcangelo vogliamo anche aggiungerci via delle Fianere. Via Le Pianure, direi Via Le Pianure principalmente, perché poi è quella che esce dal cancello della scuola e va verso il ristorante La Dogana, cioè sale su ed è quella che in previsione poi si aggancia Che all'altra parte potrebbe di essere viabilità. appunto, sindaco, l'aggiunta perequativa che diceva anche Riccardo, no? Cioè, in questo momento noi avevamo indicato solo via San Michele Arcangelo, ci cioè aggiungiamo e via delle Piane, quindi aggiungiamo un elemento perequativo in più rispetto a quello che era esistente. Fabrizio, nella formulazione diciamo, riemendata della scheda, quindi quei 900, non ho capito, si legano alla direzionale di servizio? Sì, c'ho scritto, ve lo faccio vedere, scusate, tanto, vedete, l'ho modificato così, superficie edificabile massima direzionale di servizio del limite della sola categoria di servizio. E poi sotto, nelle destinazioni funzionali, direzionale di servizio nel limite della sola categoria di servizio. E poi qua, uguale al fine di miglioramento internazionale attenzione ai servizi erogabili qualora esclusivamente a destinazione di servizio, purché non interferiscono, eccetera. E poi ecco, lì in più sarebbe e di via delle Piane. Ecco, queste sarebbero, diciamo, le aggiunte all'emendamento del sindaco. Poi vabbè, ho sistemato gli asterischi che diceva Alberto e l'ho fatti tornare perché non tornavano. Quindi ho aggiunto questa parte. Alessandro, scusa, oltre la dogana intendi il raccordo con la balza fiorita? Il raccordo con la strada, sì, con la strada che porta su verso Montezzoli. Forse ve la posso fare vedere, vediamo se la trovo la carta al volo. Qui se ne vede un pezzo, vedete? Zoom. È Tutto quella lì arrangiamento arancione di. che passa, bravo, esatto, è quella lì che passa tra il parcheggio e la zona degli arcieri e poi scende giù verso la via di Rotaio. Sì. Verso via di non sulla valza fiorita, vabbè. Sì, ora non credo che possano riuscire a fare un intervento così complessivo, però una quota parte, diciamo, una prima parte di intervento penso possa Ma essere fatta. io infatti direi di togliere via Michele Arcangelo, perché non è quella lì la viabilità strategica per tutta l'area degli impianti sportivi, è una viabilità residenziale ormai. Gli ci metterei di una quota parte di via Le Pianure. Ora questo valutiamo insieme, insomma, però secondo me è lì una chiave di soluzione all'aspetto perequativo. Non lo so, commissari, dite voi perché è bene che parliamo tutti. Così. Sì, io vi ripeto, non so quantificarlo anche in termini di costi, che mi sa che costa più il progetto che la realizzazione, forse, però sì, ora, questo dovrebbe essere lo spirito, cioè di chiamarvi a collaborare sull'adeguamento della viabilità Sì. che c'è intorno. Mi rifai vedere la carta, Fabrizio, per vedere dove è la strada? Sì, è in buona parte esistente, manca l'ultimo tratto. Appunto, c'è un tratto che non c'è, ok. Esatto, che è la parte più esterna. Però già che appunto, cioè, è chiaro che questo è un passaggio,
ci deve essere una compartecipazione pubblico-privata, che un privato possa farla tutta, la Sì, anche vedo un po'. perché c'è un po' di antimetria che complica la vita. Esatto. No, lì c'è un va, cioè diciamo, lì ci fece anche proprio tutta una verifica ai Bruschi insieme alla quella dell'ufficio tecnico lavori pubblici, come si chiama? Allora non mi viene il nome. Bartellone. Sì, brava. C'è un punto dove appunto orograficamente si passa perché poi dopo ci si innesta su una viabilità privata che potrebbe essere espropriata e diventare pubblica, diciamo. Si vede forse meglio dalle foto aeree. Aspetta un attimo, ce l'ho qui le foto aeree, vediamo se. No, Ecco. ti faccio queste domande perché in realtà se non c'è L'innesto collegamento. è qui, vedi? Ecco. Ecco, però dico, siccome quel collegamento lì di fatto non c'è, No. se riteniamo che sia prevalente il collegamento al di là della, come dire, prevalente, cioè prima viene il collegamento e poi viene il resto, no? Quindi Sì. forse, come dire. Condivido perché dice il sindaco, ma va fatta la strada, non è che va solo adeguata. Sì, ma forse va trovata una formula con cui si dice, no, l'attuazione della previsione è subordinata a compartecipazione per ampliamento e adeguamento della viabilità esistente, che poi quindi è la viabilità, cioè esistente o non è esistente questa qui. Capito? Cioè, ci sono due tronconi e in mezzo manca qualcosa. Sì, vabbè. Io Ah, direi più volete. che no, previsione subordinata. Compartecipazione per completamento della viabilità di accesso e servizio, tra parentesi, via le Fiamme. È chiaro che con il nome. Sì, vabbè, altre questioni? volevo chiedere una cosa, la ponevo anche alla commissione, come dire, l'ha notato a seguito della discussione. Questa copertura dei campi sportivi non ha un'altezza massima, Sì, no, no. ma Ah, è no, no, brutto. copertura. No, ce l'ha, hai ragione, non ce l'ha. Vogliamo mettercela, ce la mettiamo. Siccome possono coprire anche gli spogliatoi, i magazzini, i servizi igienici. Ecco, io qualche cosa ce lo metterei. Ma poi Sì. la domanda che facevo prima io, cioè del fatto che questa copertura diventa volume, è così davvero? Sì, è così. Ma parlate per i 3200? I 3200, cioè perché se te considera che c'è 900 metri che possono essere al massimo quei 950, no? 950. E poi c'hai i 3200 che possono essere al massimo non si sa quanto. Però Infatti. la mia prima domanda, 900 più 3200 sono distinti, voleva dire, se io copro, cioè è una copertura stabile quella che vi faccio fare in quei 3200, quindi è Sì. un. Sì, non è uno È un stagionale, volume, è un volume, volume. è un volume. Possiamo anche dimensionarlo in superficie edificabile, invece che superficie coperta, però. Diciamo, non vorrei scrivere superficie edificabile, e lasciare superficie coperta per ovvi motivi, perché sennò si configura come una nuova edificazione, capito? È un volume convenzionato, Fabrizio, non è un volume che dà luogo a una legittimazione che un domani può essere consolidato, corretto? Esatto, Alberto, è così. Cioè, l'intenzione con cui l'abbiamo prevista è quella, cioè è Magari funzionale. possiamo anche scriverlo. Non è No, male. questa cosa va scritta, questa cosa che dice Alberto. Va Sì. scritta e aggiungo anche che secondo me, più che stabilire un'altezza massima, sto ragionando a voce alta,
Quindi, insomma, senza alcuna volontà conclusiva, sto ragionando. Più che scrivere un'altezza massima, secondo me dovremmo dire che le altezze sono quelle, diciamo, strettamente funzionali all'utilizzo dell'impianto sportivo. Cioè, faccio il paragone che abbiamo avuto in altre zone del territorio, no? È chiaro che se io ho un campo da tennis, no? L'altezza non sarà 7 metri, faccio per dire, no? Non ci posso giocare in un campo da tennis con un'altezza di 7 metri, ma avrò comunque delle strutture di un certo tipo che sono funzionali a quel tipo di destinazione d'uso, no? E che sono, per esempio, rimovibili. Cioè, quindi, siccome qui sono attrezzature sportive, io metterei una formula di questo tipo, cioè che le altezze sono quelle, no? Funzionali all'uso sportivo dei beni, no? Ora poi possono essere situazioni meno facili dell'esempio che ho fatto, no? Perché ovviamente quello del campo da tennis è uno degli esempi più semplici. Però io darei questa, come dire, indicazione e ha ragione Alberto, secondo me. Cioè, questo tipo di volume non può essere un domani consolidato e recuperato ad altri scopi, eh? Cioè, se cessa l'uso sportivo, viene meno anche il volume. Quindi che non costituiscono incremento volumetrico, va bene? Sono come hai scritto te, Fabrizio, è una possibilità di copertura, no? Degli impianti sportivi che vengono rigenerati, recuperati, realizzati, come dire, strettamente funzionale, no? Sono strutture di copertura strettamente funzionali all'uso dell'impiantistica sportiva. Quindi una volta che quell'impiantistica sportiva venga dismessa, vengono meno anche le strutture di copertura. Io proprio lo scriverei così. Non so se siete d'accordo. Convenzionate, quindi che viene meno o l'uso sportivo o la convenzione. Quindi, che non costituiscono incremento volumetrico e non determinano formazione di superficie edificabile. Va bene? E che al termine, che al cessare dell'attività, come si potrebbe scrivere? Però Fabrizio, non lo so se puoi dire che non costituiscono incremento volumetrico, perché magari lo costituiscono in un certo periodo, no? Beh, Certo. questo non lo so. Più che altro è che è un po' come abbiamo fatto, no, i Dehors. I Dehors si possono mettere, no? Perché c'è il bar, perché c'è la pizzeria, però poi a un certo punto, se quell'attività cessa, vengono eliminati. Quindi sono un volume, ma non è un volume che si consolida al di fuori dell'attività a cui è stato legato, no? Allora, qui un domani che gli impianti sportivi vengono dismessi, no? Perché magari si vuole fare altro, vengono meno anche i volumi. Questo dovrebbe essere il concetto, secondo me. Quindi nel senso che dice Alberto del convenzionamento, da mettere nella convenzione questa cosa, da riproporre poi nella convenzione. Vi torna? Sì, è legata alla convenzione, che sia legata alla convenzione, sì, sicuramente. Sapere come scriverlo. Ecco, vincolo di destinazione e altro. Mi aspetto un involucro alla MIS, ma non succederà. Scusate, no, stavo parlando ma c'avevo il microfono spento. No, dicevo, metterei semplicemente, Fabrizio, quando è Sì. scritto nella misura non superiore a metri quadrati di 1.200 di superficie coperta, no? E che saranno
perché il soggetto della frase è ammesso alla realizzazione di strutture di copertura degli stessi, no? Anche comprendenti, eccetera, eccetera, nella misura non superiore a 1.320 m² di superficie coperta, che saranno le strutture di copertura, no? Rimosse, no? Che Ove programma venga meno, ove venga meno la destinazione d'uso. con vincolo di rimozione, no? In caso di cessazione dell'attività. Esatto, di cessazione dell'attività, esatto. Con vincolo e garanzia, allora. Certamente. Secondo una formula che abbiamo già sperimentato in altre situazioni. Bene, altri interventi? Manola, stai parlando, ma sei senza microfono. Vero, no, dicevo, siccome io più che di servizio direi l'attività sportiva, perché allora di servizio può essere tante cose, Fabrizio. Cioè loro possono trasformarla. Io avevo capito che voi lo volevate legare all'attività sportiva. Però ho No, capito. certo, è così, Va Manuela, bene, è così. hai ragione, sì. C'è ragione. Osservazioni? No. Vabbè, allora io rimando l'emendamento al sindaco così corretto, diciamo, e la scheda norma non emendata alla commissione senza, diciamo, anche con le precisazioni che abbiamo messo per le parti gialle, ovviamente. Va bene? Scusa, non ho capito. Allora, al sindaco gli mandi il testo che vediamo adesso. Sì, Invece alla però commissione gli mandi il giallo. il giallo, però siccome nel giallo c'erano degli errori e abbiamo fatto delle precisazioni anche nel giallo, quando vi rimando tutte le schede norme che abbiamo visto stamani, ma ora ci troverete anche Capito. queste. Mi domando, ma la commissione forse vorrà avere anche questa bozza qui dell'emendamento? Che ne pensi? Questo No, decidete. ma certamente, nel senso che lo dico anche per correttezza verso un commissario che è uscito, no? Beh, io la rimanderei alla commissione la versione finale dell'emendamento. Sì, vabbè, dico, ma non la Così, mando io, la cosicché, mando eh? No, non la mandi, io. tu, Fabrizio, certo. Cioè, te la mandi anche all'ufficio e poi lo facciamo noi. Sarà formalmente è sempre il sindaco, no, che la Sì, presenta, va no? bene, certo. Diciamo che è il sindaco che, facendo tesoro, no, della discussione di oggi, riformula Ora l'emendamento, lo presenta all'ufficio che lo Alessandro trasmette alla commissione. non c'è, vabbè, gli si dirà. Eccolo, No, ma è così, insomma. Non... mi sento, va bene, sono d'accordo, vi stavo ascoltando. Va bene, allora se non ci sono altri interventi possiamo chiudere la commissione rimandando, insomma, aggiornando i lavori al 3 di gennaio secondo il programma che abbiamo indicato. Quindi arrivando preparati con la rilettura della parte normativa che è stata inviata al netto delle modifiche che sono intercorse in questi mesi di lavoro sulle osservazioni. Per richiesta di. Manola, Buone o altro sì, servizio. dimmi. No, dicevo, un registro con le osservazioni relative alle schede norma da rivedere, no? Infatti stavo per parlare. Ok. Allora, le schede norma le abbiamo completate, tranne due o tre cosine che dobbiamo fare come ufficio, ma domani le facciamo. Le abbiamo completate stamani con Fabrizio perché le abbiamo viste con lui. Quindi io al massimo venerdì posso mandarla, questo registro delle schede Bene, norma che abbiamo ricontrollato. La prossima settimana, tra Natale e Capodanno, con Antonella abbiamo in programma e già incominciamo, come ci liberiamo delle schede norma, di guardare quelle cartografiche. ok. Va bene, allora via via poi, mentre che è esaurita la discussione già il 3,
sulla parte normativa, se ci sono delle richieste di chiarimento, si può approfondire l'aspetto delle schede norma perché abbiamo, le avremo trasmesse. Sì. Va bene. Ok, ciao a tutti. Buon Natale a Ciao e tutti. auguri Buon per chi... Natale, Cincin, a tutti. Ciao. Vita dura, Ma sono le vedo. 5, sei già Auguri a appena alle tutti. 5, di qui alle 8. Siamo sempre in registrazione, Antonella, t'hanno visto tutti. Auguri a tutti, anche chi ci vedrà in futuro. Non è grave, non è grave. Ciao a tutti, auguri a Adesso se ce tutti. la faccio Ciao, prima di Natale ciao, auguri. passo a prendere in Ciao. pausa. Ciao, Gli ciao. auguri.